Buongiorno e benvenuti nella sezione dedicata a suggerimenti di base in ecografia ostetrica. Lo scopo di questa lezione è appunto quello di fornire suggerimenti su aspetti sia di tipo metodologico ma anche di tipo tecnico, come quelli relativi al setup delle apparecchiature, che possono aiutarci nel migliorare la nostra performance nel campo della diagnostica per immagini in medicina prenatale ed in ecografia ostetrica in generale. Ma prima di affrontare i consigli pratici all'esecuzione dell'esame ecografico, consentitemi di richiamare la vostra attenzione su alcune considerazioni preliminari che io ritengo molto importanti e che condizioneranno sia il nostro approccio metodologico che gli aspetti di tipo tecnico. Prima di tutto dobbiamo riflettere sulle finalità dell'esame, concentrando la nostra attenzione, il nostro tempo, i nostri sforzi alla valutazione di quegli aspetti per i quali l'esame è stato richiesto, è stato indicato, ed adeguare il setup dell'apparecchiatura al tipo di esame specifico. Per comprendere l'importanza di questo concetto basti pensare alle enormi differenze, sia di tipo metodologico che tecnico, esistenti tra un'ecocardiografia fetale e una valutazione magari di una biometria eseguita nel terzo trimestre. Inoltre, quando ci accingiamo a valutare un nuovo caso, a effettuare una nuova ecografia, dobbiamo ricordarci di dedicare del tempo agli aspetti anamnestici e allo studio di tutta la documentazione della gravidanza, perché da questa indagine possono emergere dettagli sottovalutati o magari misconosciuti che invece possono essere cruciali nel successo diagnostico del nostro esame. Vorrei infine ricordare un concetto che a me sta molto a cuore, che è quello di considerare tutte le ecografie, ecografie morfologiche. Quindi a tutte le epoche gestazionali, in tutte le ecografie che ci accingiamo ad effettuare, dobbiamo considerare di dedicare molto del tempo e molte delle risorse alla valutazione degli aspetti anatomici e funzionali del feto. E questo per due motivi fondamentali. Primo motivo, perché le apparecchiature oggi ci consentono e ci consentiranno sempre di più nel futuro di valutare questi aspetti strutturali del feto a tutte le epoche gestazionali ed anche ad epoche gestazionali molto precoci, fino a poco tempo fa impensabili. Secondo, perché alcune patologie, avendo un carattere evolutivo, si mettono in evidenza purtroppo solo tardivamente. Passiamo ora alla descrizione di aspetti tecnici preliminari di cui dobbiamo tener conto prima di eseguire l'esame. Io vi parlerò di preset, di settaggi della macchina, in particolare delle macchine che io posseggo, quindi che sono dei Voluson E8 Expert della General Electric, ma molte delle cose che dirò sono utilizzabili anche nelle apparecchiature di altre case costruttrici di ultima generazione. La prima cosa da fare è il corretto posizionamento della paziente. La posizione della paziente ovviamente deve essere quella supina, con la parete addominale più distesa possibile. Quindi dobbiamo abbassare lo schienale del tutto. Magari per alleviare il discomfort della paziente possiamo utilizzare dei cuscini sotto la testa. Questo è molto importante perché determinerà una distensione della parete addominale, quindi un assottigliamento, e ci consentirà di avere una visualizzazione migliore perché ridurrà la distanza tra la sonda e l'oggetto del nostro esame, che è appunto il feto. Dopodiché, in relazione alle caratteristiche della paziente, all'epoca gestazionale, potrò utilizzare sonde con frequenza di emissione diversa a seconda che siano pazienti magari difficili da esaminare, con parete addominale spessa, e allora privilegerò l'utilizzo di sonde come questa, che è la RAB 2.5, con una frequenza di emissione ridotta, quindi una capacità di penetrazione maggiore, oppure quando possibile utilizzerò questa, la RAB 6, che ha una frequenza appunto di emissione maggiore degli ultrasuoni, ha una minore capacità di sfondamento, quindi di penetrare nei tessuti materni, ma una risoluzione senz'altro migliore. Quindi quando possibile utilizzo la sonda a più alta frequenza. Dopodiché, come vedete, l'apparecchiatura fornisce alcuni preset. Io ovviamente ho dei preset personalizzati, alcuni aspetti dei quali, quelli fondamentali ovviamente, andrò a descrivervi. Questo è un preset che io utilizzo per l'ecografia del secondo trimestre,
che mi consente di avere un'alta risoluzione, un alto contrasto e un buon diciamo, compromesso rispetto alla penetrazione. Come vedete, questo preset prevede un angolo di insonazione piccolo. In genere io parto con 60 gradi, perché utilizzare degli angoli maggiori, vedete questa sonda ha la possibilità di fare un angolo di insonazione addirittura di 90 gradi, spesso non è utile, perché andiamo a visualizzare anche parti, diciamo così, che non ci interessano, quindi andiamo a sfruttare delle capacità della macchina superiori a quelle che ci servono, rallentando magari il frame rate, quindi conviene partire sempre con un angolo basso, semmai aumentarlo soltanto dopo, se la nostra region of interest va oltre questi limiti. Un'altra cosa importante è il dynamic range, il range dinamico. Io utilizzo un valore di 8 o superiore perché preferisco immagini più contrastate. Zone focali, assolutamente una, in ostetricia va utilizzata soltanto una zona focale, perché utilizzare più zone focali riduce moltissimo il frame rate, quindi in ecografia ostetrica, che appunto è finalizzata alla valutazione del feto, che è un soggetto spesso in movimento, oppure organi come il cuore, che sono di per sé già in rapido movimento, se noi utilizziamo più fuochi, riduciamo moltissimo il frame rate, abbiamo immagini molto sfumate, molto pastose, che sono poco informative. Per quanto riguarda la frequenza, vedete, di emissione, considerate che le nuove macchine hanno una combinazione fra l'armonica, che io tengo sempre accesa, che è una proprietà, diciamo, del software della macchina, di ridurre gli artefatti, migliorando, diciamo, le interfacce fra i tessuti, la tengo sempre accesa, dicevo, e si combina con la frequenza di emissione. Se noi riduciamo la frequenza di emissione, aumentiamo la capacità di visualizzare in profondità, ma riduciamo la definizione. Quindi io parto sempre con alto, semmai, nel caso in cui siano pazienti difficili da esaminare, l'abbasso se devo raggiungere profondità, diciamo, superiori. In genere quindi su alto. Poi andiamo a vedere il submenu. Allora, per quanto riguarda la mappatura, vedete, dei grigi, io utilizzo in genere la 9, i preset di solito utilizzano la 7 o la 1, ma preferisco appunto la 9 o addirittura la 18, perché aumentano moltissimo il contrasto. A me piacciono immagini più contrastate, in modo da focalizzare la mia attenzione sulle interfacce, e quindi preferisco questo tipo di mappatura. Poi utilizzo, come vedete, invece che la scala di grigi, la scala di colore, in particolare il sepia. Altre mappature di colore che utilizzo sono l'ICE quando sono pazienti più difficili da esaminare, oppure il candle, che dà un contrasto veramente molto rilevante. La utilizzo per il cuore, quando l'interfaccia è appunto tessuto miocardico, sangue, quindi tessuto liquido, interfaccia molto marcata, il candle enfatizza questa interfaccia facendomi vedere i contorni molto dettagliatamente. Dovete considerare che è bene utilizzare sempre scale di colore, perché l'occhio umano è più sensibile alla scala di colore rispetto alla scala di grigi, quindi anche se noi non ce ne rendiamo conto, utilizzando la scala di colore abbiamo sicuramente più dettagli rispetto, riusciamo a percepire più dettagli rispetto alla sola scala di grigi. Poi l'SRI, vedete, lo tengo abbastanza basso, l'SRI è una proprietà dell'apparecchiatura che riduce gli artefatti, è un acronimo che vuol dire Spectral Reduction Imaging, praticamente riduzione delle macchie, e lo tengo basso, dicevo, perché mi dà un'immagine più reale, meno pastosa, che io non preferisco. Per quanto riguarda il filtro delle linee e la densità delle linee, vedete, io tengo il filtro basso e la densità alta, perché in questo modo aumento i dettagli. La persistenza la utilizzo bassa, vedete, il valore è 3, e questo perché? Perché noi stiamo esaminando, come dicevo prima, un oggetto che è in movimento spesso, e quindi ho bisogno di un'immagine che si rinnovi rapidamente, quindi non, e poi preferendo personalmente immagini più contrastate, non apprezzando le immagini pastose che sfumano, diciamo, anche quando si fanno dei movimenti con la sonda, preferisco tenerla bassa, ma soprattutto ovviamente quando si
va a studiare un organo come il cuore, questa deve essere particolarmente bassa. Poi vedete, le NEINZ e la rejection le tengo molto basse, le NEINZ addirittura a 0, la rejection a 35, perché queste aumenterebbero ancora di più il contrasto, mi farebbero perdere dei dettagli, ma siccome per tutti gli altri aspetti del preset ho privilegiato il contrasto, questi li devo tenere appunto bassi, altrimenti il contrasto viene troppo marcato. Un altro tasto importante di cui volevo parlare è questo FFC, praticamente, che è una proprietà dell'apparecchiatura di emettere contemporaneamente treni di onde ultrasonografiche a diversa frequenza. Quindi in contemporanea utilizzo treni a bassa frequenza che andranno in profondità con una risoluzione bassa e treni ad alta frequenza che avranno basso potere di penetrazione ma una buona risoluzione. Quindi combinando queste due proprietà l'immagine ovviamente si ridurrà come frequenza di rinnovamento, quindi come frame rate, ma avremo la possibilità di studiare pazienti particolarmente difficili con parete addominale spessa e dove dobbiamo andare molto in profondità. Detto questo, direi altre cose importanti sono la profondità, il fuoco e lo zoom. La profondità conviene tenerla il più bassa possibile, cioè dobbiamo eliminare dallo schermo e quindi dobbiamo risparmiare alla macchina tutto il lavoro che non ci serve, quindi togliere dallo schermo tutto quello che non stiamo valutando, che non vogliamo valutare. Quindi dobbiamo porre al centro dell'immagine la nostra region of interest, ingrandirla nel modo opportuno, riducendo al massimo la profondità. Questo ci consentirà di avere una performance dell'apparecchiatura molto, molto maggiore e ovviamente adeguare il fuoco alla nostra region of interest. Se andiamo in basso ovviamente il fuoco comunque si adatterà automaticamente, ma noi comunque lo possiamo aggiustare manualmente, ricordandoci sempre di tenerlo esattamente a livello dell'organo, della struttura del feto che stiamo esaminando. Mai al di sopra, semmai leggermente al di sotto, ma mai al di sopra, perché se noi teniamo il fuoco al di sopra, tutto ciò che sta sotto perde moltissimo di risoluzione. Una volta che abbiamo sistemato l'immagine in questo modo, possiamo azionare lo zoom. In questo modo noi non perderemo il frame rate e i dettagli. Se noi invece andiamo a azionare lo zoom senza prima aver aggiustato la profondità, ci rimarrà magari un frame rate basso caratterizzato da quell'ampio campo di visualizzazione dato dal fatto che teniamo una profondità elevata. Ecco, questi credo che siano gli aspetti fondamentali da un punto di vista tecnico e che ci preparano all'esecuzione dell'esame vero e proprio.